I lavori del G7 e poi ovviamente una cosa importante che si sia deciso di fare il G7, una decisione presa su suggerimento del presidente Obama nel vertice dell'AIA. Io allora chiesi che potesse essere Roma per mille motivi a ospitare questo appuntamento. Nasce dalle preoccupazioni di alcuni sulla crisi ucraina, ma è un tentativo di discutere, di approfondire, che va oltre le vicende contingenti, quindi credo che sia un'occasione importante, significativa. E ma il governo ha un terzo round di sanctions? Allora, la questione delle sanzioni sull'Ucraina riguarda un altro argomento, questo non è oggetto della discussione di oggi, questo riguarda i ministri degli esteri in primis e poi la comunità internazionale, e lei sa qual è la posizione dell'Italia. Noi oggi siamo qui per parlare di energia, partendo dalla vicenda ucraina, perché è naturale che sia uno dei temi che ha scatenato anche il formato di questa discussione, un G7 proprio per le vicende ucraine, e poi nei prossimi giorni, nelle prossime tappe, discuteremo di questo. Buon lavoro a tutti.